A Palermo pari strameritato, finisce 1-1, a dire il vero con qualche rimpianto se consideriamo le tante assenze, una delle migliori prove per organizzazione, gioco e personalità. Tutto nel primo tempo, all'ex Birligea risponde Lucca, Paci cambia finalmente il sistema di gioco, il famoso piano B da noi auspicato da tempo, 4-3-3, Viero in cabina di regia, Mezzeali, l'ex Santoro e Mungo, tre migliori, davanti fiducia al rumeno Birligea. Altro ex, prima di Palermo, sono 27 minuti in campionato sul campo della Paganese. Tridente completato da Pinzauti e Bombaggi. Per contro il 4-2-3-1 disegnato da Roberto Boscaglia, in attacco Canutè, Rauti e Valente, tutti e tre alle spalle di Lucca, terminale della manovra. Coraggio e personalità, primi 20 minuti di chiara marca biancorossa, vantaggio firmato proprio da Birligea che scippa il pallone a metà campo e servito nello spazio da Pinzauti si invola verso la porta siciliana. Freddezza e precisione, occhi negli occhi con Pelagotti, primo gol in campionato per il classe 2000. Poco prima sullo 0-0, chance sprecata da Pinzauti, ispirato da uno splendido tocco di Santoro. Quindi reazione dei rosanero che pareggiano la mezz'ora con Lucca, quinta rete stagionale, ma proteste biancorosse per la posizione irregolare di un calciatore palermitano proprio davanti a Lewandowski. Le immagini non sono chiare, si potrebbe solo supporre. Nel finale di tempo il Teramo spaventa ancora il Palermo. Acrobazia di raro pregio di Pinzauti, attento l'estremo siciliano. Ripresa, dopo pochi minuti out Birligea, davvero sfortunato il rumeno. Si teme uno strappo muscolare dentro Di Francesco. Match sempre in bilico. Un paio di brividi procurati da Valente, il più pericoloso dei padroni di casa. Ma i biancorossi rispondono colpo su colpo, sfiorando il gol vittoria, purtroppo senza immagini con Soprano e in pieno recupero con Ilari, subentrato a Viero. Il 20 biancorosso ignora Bombaggi, meglio piazzato, si gira ma spedisce a lato da posizione più che privilegiata. Peccato, ma conta soprattutto la reazione. Dopo un prolungato periodo di flessione, il Teramo non vince, è vero, da oltre due mesi. 18 novembre 2-0 nel recupero col Foggia, ma sembra essersi risvegliato.